a Paolo Martorana che ci ospita e a Figarazzi, al comune che ci ospita. Grazie all'emendamento che è stato presentato, dichiarato inammissibile, poi dichiarato ammissibile, poi dichiarato accoglibile, votabile, poi no. Insomma, finalmente è un emendamento che è passato, che elimina alcuni vincoli formali. Dopodiché, tenuto questo, abbiamo in sede regionale un incontro fatto con prima, seconda e quinta commissione all'ARS, chiesto un'altra modifica regionale. Ci sono assicurato che verrà fatta, dopodiché sulla base di questa abbiamo firmato questa intesa in sede di conferenza regione autonomie locali, che da una parte prende atto che delle risorse ci sono per il 15, 16 e 17, ma dall'altra parte è stata accolta la nostra richiesta che a gennaio si fa il tavolo tecnico per decidere che cosa accadrà dopo il 31 dicembre 2015. Perché guardate, per gli umori che abbiamo rispettato, se noi ci presentiamo a novembre prossimo esattamente in queste condizioni, io ho la sensazione che dobbiamo assumerci la responsabilità di spiegare a 10, 15, 20 mila, anche questo non si sa quanti sono, a 10, 15, 20 mila precari che guardate, licenziati, o noi diciamo con chiarezza che non si illudano di essere tutti stabilizzati e che siano consapevoli che se non si segue un percorso virtuoso verranno licenziati, noi non usciamo da questa vicenda. Ma per fare un tavolo credibile dobbiamo presentare progetti, dobbiamo cominciare con l'affermare che i comuni qui sono impegnati riserveranno, perché questo non possono fare, riserveranno le economie del personale per questa finalità. Chiaro? Più di questo il comune non può fare. Cioè il turnover va in pensione, lo metti accanto e lo metti per quello che si deciderà da fare. Ma quando i comuni fanno questo sacrificio, si può chiedere al sindaco di un comune che non ha un ragioniere di non avere il ragioniere e di dover tenersi un precario che non gli serve, quando nel comune vicino c'è un ragioniere che magari non vuole alzarsi dalla sedia perché si scomoda? Allora, se parliamo di lavoro, parliamo di lavoro. Perché se i precari non accettano questa regola, sono degli assistiti e fanno la fine degli assistiti. I soldi ci sono che assistono, i soldi non ci sono che assistono. O noi abbiamo la forza di parlare il linguaggio della chiarezza, o prendiamo in giro le persone della mia all'epoca scaricando sullo successore sindaco fra un anno o fra due anni, ma non si costruisce così la credibilità delle istituzioni. Se io sono un lavoratore e sono ragioniere a Sciacca e il posto è a Ribera, me ne vado a Ribera. Se voglio restare a Sciacca sono un assistito, pazienza, soldi per l'assistenza non ce ne ho. Questo è il tema. Mi rendo conto che non è popolare, ma se non ci rendiamo conto che il mondo è cambiato, non si commuove nessuno a livello nazionale quando diciamo che 10.000 pari di famiglia rimangono disoccupati. La risposta è questi con gli altri, questi con gli altri, per non dire i soliti meridionali, i soliti spreconi, i soliti clientelari. Questo è il tema vero. Allora, o noi riusciamo a far passare questo ragionamento? Noi stiamo chiudendo la drammatica vicenda della GESIP perché abbiamo finalmente introdotto elementi di ragionevolezza. Il Teatro Massimo ha chiuso il proprio bilancio in pareggio, lo vediamo domani, speriamo che sia vero, non è più una riunione, in pareggio, perché i lavoratori del Teatro Massimo, onore al merito, hanno a novembre firmato un accordo con il quale perdono 1.400.000 euro di retribuzione dell'anno in corso, o il prossimo anno, 2014. Cioè non avranno lo stipendio di dicembre perché devono compensare i tagli fatti per l'anno che è appena finito. L'hanno firmato tutti all'unanimità perché hanno detto questa è la condizione per non fare morire il teatro, ovviamente con l'impegno da parte di chi la ministra che quando il teatro si riprende ce ne per tutti, mi pare che troppo. Hanno addirittura firmato le organizzazioni sindacali un documento che io credo possa passare alla storia, nel quale si sono impegnate tutte le sigle sindacali a non fare manifestazioni di protesta, a non fare scioperi, a non leggere documenti, a non creare
comunque motivi di turbativa in occasione degli spettacoli col bollino rosso. E solo spettacoli col bollino rosso, la prima. Gli spettacoli coprodotti con altri enti lirici, gli spettacoli di ospitalità e gli spettacoli di altissimo livello per il nome degli artisti coinvolti. E hanno firmato che non scioperano, che non protestano. Se passa questo senso di responsabilità, è evidente che si può investire, che si può dare sicurezza. Quindi il sacrificio di oggi diventa la garanzia per domani, dopodomani e per il futuro. Questo è il senso complessivo di questo tipo di cambio culturale che noi vogliamo promuovere. Dopodiché abbiamo qua un protocollo di intesa che io firmo subito, evidentemente, per quanto riguarda la promozione, perché, come diceva Antonio, lo firmo con chiunque mi presenta questa proposta, cioè di promuovere il territorio a gratis. Quindi diciamo, si alza qualche scienziato a fare la gara, non faccio la gara per niente, ce n'è più, diciamo, è una roba di carattere generale che vale per tutti. Peraltro questa è conforme a un atto di indirizzo della Giunta Comunale di Palermo, quindi è un modo per dire diamoci da fare. D'altra parte la cosa più importante di questo protocollo è quando si presentano queste società che devono produrre, vogliono un solo interlocutore. Non possono andare un giorno alla polizia municipale, un giorno per avere l'autorizzazione di occupazione solo pubblico, un giorno per avere i vigili urbani che chiudono la strada, un giorno per sapere se è possibile spegnere le luci di notte per poter fare una ripresa notturna con un buio. Cioè sono mille piccole cose che, se vengono seguite da un referente solo, il sindaco sceglie un referente, quello è nel caso nostro un certo dottor Corsini che è referente, cioè chi vuole fare film a Palermo va da lui. Poi è un problema suo parlare con l'assessore, parlare con gli uffici, perché diversamente le persone se ne vanno. Noi abbiamo perso tantissime occasioni, perché chi veniva qui trovava un superpino che lo taglieggiava. Però siccome un superpino adesso, diciamo, è stato consegnato alle parte galere, e quindi diciamo si arriva. Venivo da me. E io, vedi che garanzia gli davo, ma assicuro come fa a assicurare il superpino. E comunque, parlo con la polizia, se voi siete d'accordo, il superpino non lo incontra, e non lo incontra. Ma tu poi a ognuno dà la garanzia con quel superpino, cioè, francamente. Non dobbiamo stupirci se leggiamo che il film che produce me viene prodotto in Puglia piuttosto che in Piemonte e non in Sicilia. E noi abbiamo film ambientati in Sicilia e prodotti in Puglia. O in Tunisia, che riguardano la Sicilia, autori siciliani. Abbiamo finito adesso di fare a Palermo quasi 4 mesi questa serie I Catturandi, sono 12 trasmissioni, cioè significa praticamente 12 prime serate sulla televisione nazionale, che costituisce un modo per promuovere. E allora se ogni realtà comunale comincia a veicolare con chi opera nel settore, in questo caso loro, se ne vengono un altro, per dire guarda, se venite qua, il nostro è una cittadina piccola, comoda, bella, c'è un panorama, vi serve una valle, vi serve un certo. Fiume, vi serve una chiesa diroccata, non ne manco, vi serve un palazzo scassato, non ne manco, cioè, non devo dire, grazie molto.